I 2 mesi che hanno sconvolto la Lombardia, questi ultimi 2 mesi che hanno sconvolto la Lombardia, ci sono quelle dei camion dell'esercito con le bare a bordo che attraversano le strade deserte di Bergamo. Adesso Bergamo non è più così, da lunedì mattina, i bergamaschi hanno cercato di riprendersi la loro città, di riappropriarsi della loro città, ma sempre facendo grande attenzione perché il ritorno ad una fase 1, una nuova ondata di contagi qui sarebbe davvero disastroso il servizio. Più gente, tutti hanno paura, però hanno tutti voglia di ricominciare. Bergamo riapre, qualche coda davanti ai negozi. La città riparte, ma con grande cautela e preoccupazione, perché questo è il capoluogo della provincia che ha avuto il maggior numero di vittime per il coronavirus. Tra il 28 febbraio e il 31 marzo qui c'è stato un incremento dei morti del 568% rispetto a... sarà chiuso per molti mesi ancora. Non potendo fare musica, non potendo fare concerti, eventi di nessun tipo. È praticamente bloccato. E deve pagare un affitto, deve pagare le spese che comunque ci sono. Le 600 euro ti sono arrivate, Fabio? Esatto. Ma io spero che finisca in una specie di... Il Veneto tra le regioni che chiederà meno finanziamenti in tutta Italia... Cioè mi pare l'8%, perché non vogliamo indebitarci, vogliamo solo rimboccarci le maniche come abbiamo sempre fatto. Io sono adottata a Veneta ma sono friulana, e un po' di lavoratori, indipendentemente dalla regione che uno provenga, che sia da Napoli, dalla Sicilia o dal Piemonte, siamo in questo momento un popolo e dobbiamo dimostrarlo. Siamo italiani e è l'ora di finirla, di brontolare sempre. Io ho degli amici che oggi qua non sono venuti e sono sempre quelli che brontolano. Magari non cambierà nulla oggi,
però almeno abbiamo dato la nostra presenza. Rivolgersi a noi per una vendita, per un affitto, avrà. Due conti così, ad occhio e croce ci troveremo a partire dal prossimo anno con un debito di circa 100-150 mila euro. Solo per. Mi rendete conto? Sì, che ci aiuti magari. L'obiettivo del sindaco Damiano Coletta, non sono mancati momenti di tensione in cui i commercianti hanno dato voce a quelle che sono le proprie paure, le proprie preoccupazioni dopo due mesi di stop forzato. La Tari, due mesi, non ne abbiamo soffruita, defalcatela! Il gas, la luce, le tariffe che noi commercianti sono oro! Noi non prendiamo gas e luce, l'acqua, corrente, tutto caro! Defalcatelo, la rete è alta! Non ce la facciamo più! Parla il primo cittadino che cerca di dare le proprie rassicurazioni. Se sono 300 che è schiavo di tutti. E quindi se vuole riscattarsi. Ore di fila, posso andare al cesso? No! Sì, sì. Ma bella no. Miami? Amico, bella Miami, no? Sì. No, ormai da 3 generazioni. Dove è messo? Non possiamo volere. Volere il potere, quindi dobbiamo fare quello che c'è da fare. Scendere in tutte le piazze d'Italia, coordinarsi. Chiedo anche a tanti di voi che siete su questo gruppo di ripensarci, di non seguire il vostro bel beniamino politico di partito, perché purtroppo state vedendo dove ci stanno portando. Spero che un risveglio da parte vostra ci sia. Noi sapete che come Giri Gialli abbiamo appunto anche creato il coordinamento nazionale giamadesso.org, di cui facciamo parte, di cui siamo anche coordinatori nazionali, quindi io sono Vincenzo, sono coordinatore, oltre di Geli Gialli sono coordinatore nazionale anche di giamadesso.org.